Life is a game. BetAtHome.com. Campania Radio Sport. Fuori gara! Ci alziamo in piedi perché... Ah, mi alzo in piedi, lo so. Anche perché noi ricordiamo sempre... Scappo via dalla radio, mi sto zitto, non dico più niente. Anche perché io c'ero, ero a raccontare, perché allora le partite potevano essere raccontate da tutti, e io l'ho raccontata quella partita, quella straordinaria partita di semifinale di Coppa Italia di 14 anni fa. Tra Napoli e Inter, una straordinaria partita perché allora c'erano ancora 80.000 spettatori e poi è l'impossibile e finì ai rigori. Io ripeto quello detto ieri, io ricordo ancora come se fosse oggi la vibrazione degli spalti del San Paolo, una cosa da urlo di paura, perché posso assicurare che vibravano come a che, e in porta in quel Napoli, fu la sua serata in assoluto. C'era Pino Taglialatela. Buon pomeriggio, Pino. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Che presentazione. Mica abbiamo detto una bugia. No, non hai detto nessuna bugia, anche perché veramente c'era un clima fantastico quella notte al San Paolo. C'erano veramente più di 80.000 persone, perché il momento in cui ci fu il rigore di Bogosian, penso che ci sia stata una scossa di terremoto a Napoli, perché... fu un boato incredibile, ancora oggi me lo ricordo come fosse ieri. Antonio, cosa vogliamo chiedere a Pino? No, Pino, mi ricordo anche Fagliuca che ebbe delle difficoltà con i pantaloncini. E infatti da quel buco passò il pallone di Beto che gli passò in mezzo alle gambe, quindi fu una serata fantastica, una serata magica. Quindi noi la ricordiamo veramente con tanta nostalgia, ma non tanto perché non si possa ripetere, ma proprio per quanto riguarda proprio il San Paolo, che io non ricordo più di averlo visto così pieno per una questione di capienza. Certo. Sai quante persone vorrebbero o avrebbero voluto andare a vedere questi ultimi successi nel Napoli. È vero, è vero. Quante persone sono rimaste fuori, per esempio, esatto, per Napoli-Liverpool, Napoli-Steaua, Napoli-Juventus, Napoli-Inter di questa sera. Beh, insomma, infatti. Noi speriamo che chiaramente ci siano ancora tanti tutto esaurito, perché significa che le cose continuano ad andare bene e che sale il livello delle competizioni. Allora a questo punto, Pino, lo so che è una domanda scontata, ma quanto punteresti sulla qualificazione del Napoli alla Champions, e dico di più, senza passare per i preliminari? Ma guarda, io sinceramente punterei qualcosina di consistente, ma non perché siamo tifosi del Napoli, ma perché per quello che fino ad oggi ha fatto vedere il Napoli, per la forza che ha dimostrato in campo con tutte le squadre che ha incontrato, ne ha incontrate tutte, e io non mi ricordo una partita dove il Napoli è stato messo sotto, neanche a Udine, certo, o a Milano contro l'Inter, che abbiamo perso con 3 gol, però sinceramente tutta questa differenza io non l'ho vista. Beh, anche se poi a un certo punto l'Inter con Thiago Motta, no, con i campioni con la C maiuscola, hanno fatto vedere le giocate davvero interessanti. Però Pino, io ti chiedo, al di là proprio della Coppa Italia, del campionato, dell'Europa League, si ha la sensazione che questo Napoli davvero può fare cose saltanti? Quindi Mazzarri ieri in conferenza stampa questo ci diceva, io detto mister, ma il segreto è che non dichiarate l'obiettivo, può essere questa la chiave vincente di un Napoli effettivamente giovane, ma che punta a grandi traguardi su ogni fronte? Ma guarda, l'obiettivo, se non erro, lo hanno dichiarato all'inizio di quest'anno, di migliorare la classifica dello scorso campionato. Di un posto, poteva, per arrivare quinto. Poteva essere di un posto, però sai, diciamo la verità, nessuno si aspettava un Napoli con questa mentalità e con questa convinzione, e poi soprattutto un Cavani che finalizza tutto quello che il Napoli costruisce, perché se Cavani viene saltato, viene descritto come grandissimo goleador, grandissimo bomber,
lo deve anche e soprattutto alla squadra che fa un lavoro eccezionale, non solo il Pocio Lavezzi, ma anche il lavoro sporco tra virgolette di Pazienza, che viene menzionato poche volte, la difesa che prende pochissimi gol, corre pochissimi pericoli, quindi è tutto un insieme che funziona. E poi ci sono dei solisti su tutti, io metto sempre il Pocio Lavezzi e Cavani. Ma d'altronde, Pino, quello che dici tu è veramente è una sacrosanta verità che credo tutti quanti dovremmo sottolineare e far capire un po' a quelli che non sono di Napoli, perché spesso e volentieri si citano soltanto i soliti noti, però questo Napoli ha eccellenze in tutti i reparti, a cominciare dal tuo collega De Santis. Diciamo che le squadre che stanno lì in testa probabilmente non hanno un difensore puro, vero, come è Gianluca Grava ad esempio. Esatto. Non c'è un mediano così duttile e bravo come Michele Pazienza. Vero, vero. Cioè, questo è, secondo me, è anche e soprattutto merito dell'allenatore, che ha rivalutato anche alcuni giocatori che sinceramente un po' l'Italia calcistica aveva abbastanza dimenticato, no? Diciamo così. Quindi penso che l'abbiamo fatta anche noi, ecco. Certo. Su Pazienza, su Grava. Certo. Su Aronica, giocatori che per noi non erano da Napoli, no? Però poi hanno dimostrato di poter far parte di questa squadra e soprattutto di fare la differenza quando sono stati chiamati in causa e quando giocano. Sì, no, ma come si fa a dire, per esempio, in questo momento, però il Napoli dovrebbe fare interventi sul mercato? Cioè, la squadra è seconda in classifica, è chiaro che servono giocatori importanti per far crescere il valore della squadra. Però spendere ad esempio 7, 8, 9, 10 milioni per giocatori che poi non li valgono, almeno questo è il mio modestissimo punto di vista, non so fino a che punto può essere utile al Napoli. Discorso diverso invece se va a prendere, come si sta ipotizzando nelle ultime ore, un Mascara che per la panchina ti può dare quel qualcosa in più partendo proprio alle spalle dei tre titolarissimi. No, io di questo ne sono d'accordo, l'ho detto anche spesso e volentieri a dei tuoi colleghi. Io non sono d'accordo, non ero d'accordo, poi d'altronde è la società che fa delle scelte, anche l'allenatore è giusto che le facciano, di prendere un difensore in questo momento, di prendere qualche difensore per il futuro, ecco, per giugno magari va bene, però questo che Napoli ha fatto, se non erro, è un difensore, Ruiz, che poi è anche bravo ed è giovanissimo, va bene così, però spendere 10 milioni per Ogbonna o 8 per lui, per Britos. Sì, era quello un po' il discorso. Sì, sinceramente io avrei preso 8 e 7 e li avrei portati di corsa a Udine e magari avrei messo anche qualche altra cosettina vicino e preso Hiller, che è quello che ti può far fare il salto di qualità e può esaltare il centrocampo del Napoli. Quindi, allora sì. E poi, giustamente, come hai detto tu, una buonissima alternativa in attacco che è Mascara, e quindi poteva andare bene così. Però, sai, la società fa delle valutazioni, forse noi la facciamo delle volte troppo facile. Ah, sai, ci piace Hiller, prendiamo 15 milioni, però non è così. Ci sono dei problemi che d'altronde poi gli operatori di mercato in Napoli si vanno a scontrare ogni volta. In attesa, naturalmente, Pino, che ridecolli il settore giovanile del Napoli. Tu sei stato uno degli ultimi grandi prodotti del settore giovanile del Napoli, tu sei stato uno dei figli putativi di Paolo Fino, che è stato il grande genio della lampada del settore giovanile ai tempi di Ferlaino. Molto è cambiato da quei tempi. Credi che il Napoli abbia imboccato la strada giusta anche per il settore giovanile? Considerate anche le ultime notizie, questo college calcistico che dovrebbe sorgere entro un anno sempre a Castelvolturno, 8 campi, 2 foresterie, un Napoli Lab così come ce l'hanno il Milan, l'Inter, la Juve. Credi che sia la strada giusta? Ma sì, è la strada giusta. Poi tu hai detto un nome che mi ha fatto venire i brividi, sinceramente, per una questione di affetto e una questione di riconoscenza che ho nei confronti di questo personaggio, che per me e per parecchie parecchie persone è indimenticabile, non lo dimenticheremo mai, e da parte nostra tutto l'affetto del mondo, perché è stato un personaggio troppo troppo importante e fondamentale per tutti noi ragazzi che
facevamo parte di quel settore giovanile. Vogliamo ricordare qualche nome, Pino, giusto per, ecco, per, perché ci sono tanti giovani che non hanno avuto la fortuna di conoscere Paolo. Ma da quel, ma, da quel settore giovanile chi è uscito, oltre a Pino Tagliatela? Guarda, oltre a me c'era purtroppo poi che è stato anche abbastanza sfortunato nella sua carriera. Prima di me c'era Ciro Ferrara, c'era Celestini, Carannante, poi diciamo quelli un po' che ti hanno fatto anche Raimondo Marino, non so se ve lo ricordate, Fusco, Raffaele Di Fusco, poi ci sono stato io, poi dopo di me c'è stato Enrico Buonocore, poi c'è stato Nino Musella, ma tantissimi, cioè, Fabio Cannavaro. A parte Fabio Cannavaro, diciamo, è stato l'ultimo, Fabio e Paolo Cannavaro, i fratelli Cannavaro, cioè sono tutti ragazzi che siamo cresciuti e apportati al grande calcio grazie a questo splendido personaggio che il Calcio Napoli aveva messo a guardia di noi giovanotti, quindi un personaggio veramente unico che tutti quelli che lo hanno incontrato e lo hanno conosciuto lo ricordano con grandissimo affetto. E tutti noi gli dobbiamo veramente qualcosa. Antonio? Dicevo che se il Napoli, come dici tu, ha intrapreso questa strada di voler fare veramente tutti questi bei progetti che hai citato prima, magari, perché il Napoli ha bisogno di un punto di riferimento per i propri giovani, per i ragazzi che fanno parte del settore giovanile del Napoli, e poi soprattutto ha Gigi Caffarelli, secondo me un ottimo elemento per poter allevare questi giovanotti. Un altro figlio di Paolo Fino. Esatto. Antonio. Una serie incredibile di messaggi sono arrivati adesso in diretta qui su Radio.0 proprio per la presenza di Pino Tagliatela. Scrive Emilio: grande Batman, tu sei il cuore degli ultra, Pino. Quindi stanno ripercorrendo adesso un po' tutti gli storici slogan legate al nostro caro Pino Tagliatela. Scrive anche Giustino: sei il mio mito, solo ascoltarti di nuovo dopo tanti anni mi fa un effetto straordinario. Poi invece ribatte Roberto, ti chiede invece se c'è la possibilità di rivederti nel Napoli, e quindi lascio a te la parola, Pino. Ma guarda, come ho sempre detto, dipendesse da me stare nel Napoli da ieri, quindi non da oggi. Quindi non dipende da me, non sono uno che, sapete bene, che si propone o che si mette in competizione o in discussione o si fa delle discussioni per poter entrare nel Napoli. Il Napoli, secondo me, adesso ha dei dirigenti molto capaci, molto, molto intelligenti, che fanno bene il proprio mestiere. Io ho fatto un accenno un po' di tempo fa, un po' di anni fa, per riuscire a entrare nel Napoli come uomo di campo, perché a me sinceramente la stanza dei bottoni, essere dirigente non fa per me. Mi sarebbe piaciuto allenare giovani portieri o addirittura i portieri del Napoli, sinceramente non lo nascondo, questo è sempre stato un mio pallino, perché ritengo di poterlo fare, di saperlo fare. Lo faccio con dei ragazzi a Ischia, nel mio piccolissimo settore giovanile che abbiamo creato a Ischia. Pino, ti interrompo un momento su questo discorso, qui vabbè, sfrutto l'amicizia, dobbiamo aspettarci un Tagliatela tra i pali tra qualche anno oppure no? No, ma già c'è, lo so, dico. c'è tra i pali, diciamo, a che pali, punto siamo? Pali piccolini, nel senso che gioca con... siamo a un buon punto, sinceramente, non perché è mio figlio, ma è un ragazzo abbastanza promettente, molto serio, gli piace tantissimo lavorare, ha passione per questo ruolo. Stranamente, sai, di solito i figli dei portieri scappano da questo ruolo. È stato lui che mi ha riportato sul campo 2 anni e mezzo fa, di Ischia, e sinceramente sto avendo dei risultati abbastanza inaspettati, sinceramente. E quindi non me l'aspettavo. Il papà, il provino, glielo fa fare col Napoli oppure lo fa scappare fuori? No, io il provino non lo faccio fare con nessuno, nel senso che se lui è bravo si deve mettere in evidenza. Quando uno è bravo non c'è bisogno di far fare provini, se uno è bravo ti vengono a prendere, ti vengono a vedere, perché poi ci sono tanti osservatori competenti che girano anche per questi campetti dove giocano questi ragazzi. Sinceramente già abbiamo avuto, cioè almeno io personalmente ho avuto
dei riscontri, soprattutto delle segnalazioni, che vogliono praticamente rivederlo fra qualche mese, lo vengono a vedere. Sinceramente è un ragazzo che promette, poi sai, segnalazioni non napoletane. Vabbè, siamo ancora in tempo. È rassicurante, ragazzi, questo fatto. Pino, per chiudere, io non ti chiedo il pronostico, perché è come chiedere all'acquaiolo com'è l'acqua, anche perché tutti quanti speriamo chiaramente nella vittoria. Io ti chiedo invece che emozione vorresti provare o riprovare stasera. Ma guarda, sicuramente l'emozione di una vittoria, quello è poco ma sicuro. Una vittoria, che di passare il turno e di vedere il Napoli di nuovo in semifinale in Coppa Italia, dopo tantissimi anni, dopo 14 anni, quindi sarebbe veramente una bella sensazione. Poi, se non sbaglio, tra virgolette, se dovesse succedere Napoli-Inter in semifinale, sinceramente mi farebbe godere da matti. quindi mi piacerebbe. Poi una partita piena di emozioni e un finale con quella canzoncina che io purtroppo ho sentito poche volte quando sono stato in Napoli, in 3 o 4 occasioni ho sentito Soldato Innamorato, invece ultimamente si sente spesso e la vorrei sentire di nuovo stasera. Pino, pensa un po', Michele, che io per questa canzone sono stato bastonato, ho ricevuto dei messaggi incredibili. Ma il Napoli non ha bisogno di inni, perché credo che Soldato Innamorata sia una delle canzoni napoletane più belle, più cantate e più conosciute al mondo. No, ma poi, scusa, se ti interrompo, l'inno del Napoli lo deve decidere il tifoso. Quindi il tifoso, benissimo, visto che da anni, da sempre, da quando c'era Maradona, parte in automatico, da prima, non c'è niente da anche fare. Prima, anche quando c'erano altri calciatori prima di Maradona, quando si faceva una grandissima vittoria, la canzone alla fine era sempre questa. Quindi se il tifoso da 50-60 anni, a me, da quello che so io, da quello che mi dicono i vecchi tifosi quando mi fermano per strada, perché poi sai, la cosa più bella è sentire il tifoso, il protagonista, e poi alla fine il protagonista è il tifoso, non siamo noi protagonisti, i protagonisti sono i tifosi. E quindi è giusto che decidono loro, e loro hanno sempre deciso che l'inno del Napoli è questo qui. Pino, poco da fare. Pino, grazie, in bocca al lupo, forza Napoli e alla prossima. Sempre forza Napoli, grazie a voi, buona giornata. Un abbraccio, Pino. Ciao Antonio. Campania Radio Sport. Fuori gara! Life is a game. BetAtHome.com